Ciao Luciano, bentornato. Michele, buongiorno. Ciao, un po' che manchiamo dall'ufficio di Luciano, per cui oggi ne facciamo due. Uno più breve su un'idea che Luciano mi ha raccontato giorni fa e che vedrete poi anche un senso politico, oltre che pratico, ma il suo commento di un attimo fa, che è stato appunto, ma stanno facendo i bonus di tutto, una follia, tanto vale che ne proponiamo di farne uno utile. Allora, la parola a Luciano. Luciano mi ha proposto, ha detto, ma perché non facciamo questo? Esatto, cioè l'idea è, ne avevo già discusso un po' di tempo fa sul foglio, forse un paio di mesi fa, riprendeva diciamo l'idea di un bonus per chi si vaccina. Riprendeva un'idea che aveva lanciato in America Greg Mankiw, un altro economista della Brookings Institution, che era quella, diciamo, come dire, se vuoi che le persone si vaccinino e vuoi che le persone lo facciano più rapidamente e che si raggiunga l'immunità di gregge, basta pagarle, diciamo, o comunque pagarle, diciamo, accedere a questa cosa. L'avevo illustrata come cosa e mi avevo rilanciata recentemente dopo il successo del cashback, e cioè il fatto che all'improvviso, quando il governo ha lanciato questo programma che incentiva, paga le persone per 5 miliardi di euro in un anno e mezzo, una cifra notevole, gli italiani si sono fiondati a scaricare 8-9 milioni di download dell'app, si è impallato il sistema, è andato completamente in tilt per, diciamo, la solita modalità da click day, le strutture, diciamo, sia l'organizzazione che le strutture non hanno retto, si è impallato un po' tutto, come la nostra, diciamo, l'idea è che gli italiani rispondono agli incentivi monetari. Un pochino. L'idea è che gli italiani rispondono agli incentivi monetari e ai bonus, e quindi, diciamo, se c'è questa predisposizione e c'è anche la predisposizione della classe politica a fare dei bonus, se ha un senso un bonus è quello di un bonus per far vaccinare le persone, perché, a mio avviso, è la, come dire, la politica strutturale, la riforma strutturale più importante del paese. Dal punto di vista sanitario, perché vuol dire, diciamo, servirebbe a immunizzare a partire dalle persone più fragili, appunto, chi si ammala, e questo salverebbe anche il sistema sanitario dai collassi, da tutto quello che abbiamo visto in quest'anno. E dal punto di vista economico, perché tende a restaurare, diciamo, la situazione pre-Covid o quella più simile alla situazione pre-Covid, quindi dà certezze per lavorare, fare acquisti, investimenti, comprare, vendere e tutte queste cose. Quindi, diciamo, uno potrebbe dire, quindi tu hai la sensazione, o ci sono ragioni di credere, che una buona fetta di italiani in questo caso non si vogliono vaccinare, non intendono vaccinarsi. Allora, ci sono, diciamo, alcune cose, un po', diciamo, da dei sondaggi c'è maggiore incertezza anche rispetto alle tradizionali vaccinazioni, esclusi, diciamo, al netto dei cosiddetti Novax, che probabilmente, diciamo, sono contrari a tutti i tipi di vaccini a prescindere, c'è una frangia ideologica e quindi neppure il bonus scalfirebbe, diciamo, questa cosa. C'è molta incertezza in una fascia di popolazione per una serie di motivi. L'idea, diciamo, a torto e ragione, cioè non dico che sia così, che si sia fatto tutto, come dire, troppo di fretta, siamo andati troppo presto, no? A fare questo vaccino. Le dichiarazioni un po' allegre di alcuni, come dire, medici televisivi, forse ben intenzionati, ma un po' allegre, che lo abbiano dato grande supporto a questa idea che in realtà non c'è la sicurezza, non hanno fatto i test, eccetera. Che dover poi avere tutte le assicurazioni che sono venute dopo e addirittura le retromarce di questi. No, in altri 3-4 mesi di dati poi io lo renderei addirittura obbligatorio. Purtroppo, come sempre succede, no? Quando sbatti il mostro in prima pagina, poi il fatto che 3 settimane dopo smentisce, dice che non era un mostro, la gente non lo vede. Certo. Quindi c'è un po' questa cosa. Ovviamente, diciamo, l'incentivo economico non è per dire il vaccino non è sicuro, però vi paghiamo. Il vaccino è sicuro perché è stato approvato, cioè non è che sono i soldi a... Però è un incentivo monetario, c'è, cioè, un po' questa incertezza. Un'altra, c'è il fatto che bisogna vaccinare tutta la popolazione e farlo in tempi rapidi, cioè più rapidamente si fa, diciamo, prima raggiungi l'immunità, più hai, diciamo, ritorni allo stato, diciamo, come dire, normale, hai anche un vantaggio, secondo me, competitivo rispetto ad altri paesi.
Questo sempre posto che ci sia una campagna di comunicazione che informi, diciamo, non è che lo sostituisci con i soldi, e che l'organizzazione e la distribuzione sia efficiente e funzionante. E questo è quello che dovrebbe fare Arcuri. Noi queste cose le diamo, diciamo, per assodate, che tutto funzionerà bene, diciamo, e, come dire, sono delle assunzioni che facciamo. E c'è anche un fatto che, per come è questo piano di distribuzione del vaccino, ha bisogno, come dire, di una partecipazione, a mio avviso, anche attiva della popolazione, nel senso che per come sono serrati i tempi, l'organizzazione dovrà essere precisa, puntuale, come dire, le persone devono partecipare, devono avere degli orari precisi, dovranno presentarsi, come dire, non è che come le altre vaccinazioni le fai quando vuoi, vai dal medico, prendi un appuntamento, cioè no, convocato. Perché la cosa funzioni ci vorrebbe una grande organizzazione da parte pubblica, e vedremo, come ben sappiamo, essendoci alcuni di mezzo, la probabilità che così non sia è vasta, ampia, certo. E ci vuole però, ed è verissimo, anche un atteggiamento della popolazione, nel senso che... Quindi non puoi presentarti... vaccinando in poche migliaia o poche centinaia di migliaia. L'idea è di vaccinare milioni di persone. Poi, appunto, poi essendo vaccini, soprattutto questi RNA molto delicati, hanno una scadenza rapidissima, se ci sono ritardi si rovinano, quindi c'è una partecipazione attiva nell'essere puntuali e reattivi alle chiamate. Quindi, come dire, questo poi sarebbe anche, come dire, una parte di rimborso. Sì, compensazione per il tempo che alcuni devono mettere a disposizione. In effetti, chi lavora pesantemente, ha anche delle difficoltà, molto probabilmente tenderà a dire: ma io non c'ho tempo. Esatto. Oppure mi chiamano al momento che va bene a me, che passo di là, altrimenti non ci vado. Un incentivo economico potrebbe servire. E perlomeno, se insomma, visti i soldi che stanno buttando via tra rubinetti che perdono acqua e altre stronzate, questo è deciso. Va bene, allora raccogliamo, anche se la connessione secondo... ha voluto boicottarci, Luciano, quindi non so se apparirà il tuo video, perché io mi vedo, ma non vedo te. Non so se tu vedi me. Io ti vedo e ti sento, quindi probabilmente funziona. Adesso è migliorata, però niente, il tuo video è come se fosse sparito. Prova a schiacciare qualche parte. Non so, vediamo, disattiva video, riattiva video. Vediamo. Non ti sento. È tornato adesso. Luciano, era anche in montagna, okay. Era un bel sentiero della Maiella. Dov'è? La Maiella quella? Non lo so, è una foto, diciamo, sono una località segreta, non so, è una foto che ho preso su internet. Io pensavo che una passeggiata tua estiva. Ma... non mi illudo. Lui fa il giornalista. Bene, allora... vediamo se qualche deputato... insomma, anche quantitativamente, diciamo, un bonus nell'ordine di 100 euro su tutta la popolazione avrebbe un costo di 6 miliardi. Posto che una... proprio tutta, no? Siccome in realtà, esatto, credo che... il take-up sarà inferiore... tra vaccinabili perché... e tutto, 40 milioni sono sufficienti, quindi sono 4 milioni. Esatto. Esatto, dico, il take-up sarà 60-70%. Costerebbe un pelino di più di quel che costa all'Italia quest'anno. Quindi. Quindi costerebbe quanto il cashback, o meno, più o meno, diciamo, come... meno del cashback. Ed è, diciamo, come dire, può accelerare questo processo, per renderlo più fluido, anche perché, diciamo, ci dovrà essere, come dire, non voglio allarmare, ma diciamo, ci dovrà essere per questa vaccinazione tutto un monitoraggio anche successivo sulle persone, sulle condizioni di salute, che tutti dovranno essere seguiti per vedere come evolve, perché tante cose non si sa la durata della copertura vaccinale, eccetera. Ed è un po', diciamo, secondo me, come avviene nella fase di test clinici, nelle cosiddette sperimentazioni, dove i volontari vengono rimborsati, non pagati o remunerati, quindi non lo fanno per i soldi, ma è previsto un rimborso per, come dire, il fastidio, diciamo, di costi o di spese, certo, minime, che è simbolico, diciamo, quindi non è che è una retribuzione, ma diciamo, come dire, può solo agevolare. Oddio, nei test clinici molti lo fanno anche per i soldi, sì. È una delle ragioni per cui lo stage 3 costa molto perché devi coinvolgere molte persone, devi seguirle, c'è tutta una spesa di seguito, e c'è anche certe istanze, ci sono anche delle compensazioni. Mi sembra un'ottima idea, quindi vediamo se viene accolto. Poi, come dire, io ho ricevuto alcune obiezioni, diciamo, che sono anche vere, diciamo, tanta gente non, diciamo, lo farebbe gratis, non prenderebbe questo bonus.
E infatti si può anche, se vuoi, prevedere la possibilità, quando ci si vaccina, di donare questo bonus per un progetto sanitario, come dire, un reparto, un macchinario nella, no, nella circoscrizione, nella zona di residenza in cui si va. E io, forse come in prima persona, rinuncerei, diciamo. Quindi tanti lo farebbero rinunciare, quindi si può dare anche questa possibilità. Diciamo, lo spirito civico di tanti funzionerebbe anche in questo senso, però diciamo non è una cosa da come dire da escludere a priori, anche perché tutta questa idea del costo, diciamo, no, di questo costo di persone che avrebbero fatto comunque quell'azione economica vale anche per il cashback, cioè questo viene dato a tutte le persone che avrebbero comunque fatto degli acquisti e vengono comunque... Questa è la regola generale degli incentivi, no? Che tutte le volte che dai un incentivo devi chiederti al margine quanti ne sto aggiungendo, perché per tutti gli inframarginali, come si dice, cioè per tutti quelli che avrebbero investito in tecnologie nuove lo stesso, avrebbero assunto il dipendente lo stesso, avrebbero appunto usato, come te e me, la carta di credito per comprare anche le caramelle. Certo. Per tutti quelli gli stai semplicemente facendo un regalo, fondamentalmente buttando dei soldi, perché non c'è scritto da nessuna parte che i governi, gli stati, gli assessorati, i ministeri devono prendere i soldi e distribuirli a caso alle persone solo perché fanno quello che avrebbero fatto comunque. Quindi certo, c'è da valutare, per quello ti ho fatto la domanda, che mi sembra l'aspetto rilevante, no? Se c'è evidenza che ci sia un numero alto di persone, specialmente di persone potenzialmente super spreaders o particolarmente suscettibili a questo virus, che si sono intenzionati a non farlo. Perché se questo è il caso, allora diciamo, sociale di dare i soldi a Luciano Capone e Michele Boldrin, che se lo farebbero comunque, no? Quindi in un certo senso è una regalia. Viene limitato dal fatto che invece ci sarebbero alcune decine di milioni di persone o alcuni milioni di persone a rischio che si rifiuterebbero di farlo, che non avrebbero il tempo, che non avrebbero la tendenza a farlo senza l'incentivo. Va bene, io accolgo cosa. Diciamo, i due correttivi che si possono adoperare, una era questa, diciamo, la possibilità di donarlo per chi vuole tanti, quindi diciamo, si può recuperare una parte del costo, e l'altro era per mostrare, come dire, il vantaggio, diciamo, l'esternalità positiva dovuta dai vaccini, che è l'immunità di gregge. Si può anche fare, come dire, ripescare la saggezza di Achille Lauro, ed è dare mezzo bonus quando ci si vaccina per il beneficio individuale, e l'altra metà quando si sarà raggiunta una certa copertura vaccinale, quindi quando c'è un obiettivo collettivo, quindi mezza scarpa prima del voto e mezza dopo. Si può dare mezzo bonus quando ci si vaccina, e l'altra metà se collettivamente tutti avranno raggiunto l'obiettivo, che è quello della copertura prefissata, diciamo, dalle istituzioni scientifiche, sai, il 60, 65, 70, non so quale sia. È una cosa che ha un senso anche economico, perché c'è un'esternalità positiva molto evidente, diciamo, forse la più importante, che è quella dell'immunità di gregge, che tutti scienziati e politici descrivono e commentano quotidianamente, che sono esternalità che non si vedono e non sono così forti per tanti altri bonus che sono stati fatti e inseriti anche nell'ultima manovra, di cui magari possiamo parlare, ecco. Veniamo a questo, mi sembra che questo concetto adesso sia chiaro. Veniamo a questo, perché vorrei capire da te questa atmosfera da quasi orgia, no? Romana, in cui sembrano stare a mettere soldi per le cose più folli. Ovviamente ne mettono pochissime per ospedali RSA, ma su questo non ti voglio coinvolgere, questa è una mia battaglia personale ormai quasi a questo punto. Ma d'altro canto sarebbe un problema più rilevante l'RSA dei rubinetti, quello è poco ma sicuro, diciamo. Quello che penso anch'io, ma evidentemente no, così non pensano i nostri rappresentanti del popolo. E sembra c'è quasi un'atmosfera da, come dire, l'ultima cena, ma nel senso dell'ultima buffata. La grande buffata. E la gran buffa, che doveva essere poi diventata anche l'ultima alla fine. Se c'era un'atmosfera di morte fin dall'inizio. Ma gran bel film, un po' pesante, ma gran bel film. E fa piacere che uno della tua giovane età lo conosca.
Anche perché Ferreri era un comunistaccio tremendo. Non so, di ampie vedute. stavo dicendo, no, volevo sentire il tuo commento appunto su questa gran buff in corso, con sullo sfondo questi strani movimenti che non si capisce, avvertimenti che non si capisce se siano mafiosi o seri, del mondo renziano. Ho visto anche stamattina una delle due ministre ha detto: noi siamo pronte, confidiamo che ci capirà e farà quello che deve fare, ma cos'è che vogliono fare? Vai a ruota libera. Allora, andiamo prima, diciamo, con un po' di segnali di grande abbuffata. Uno, diciamo, la pandemia ha rotto su me qualsiasi vincolo, diciamo, di spesa. Da un lato, giustamente per rispondere, come si dice, in maniera anticiclica, eccetera, no? Alla situazione economica, ma dall'altro ha rotto ogni vincolo di valutare costi, benefici, costi e opportunità delle misure, cioè cosa vale più fare o meno. Anni fa si parlava delle clausole di salvaguardia, adesso sono sparite tutte queste cose sull'IVA, diciamo, quindi non ci sono più vincoli. E abbiamo visto una serie di bonus, mancette, e misure che all'interno del quadro delle macro spese del governo, tra cui ci sono le mance più sostanziose, come appunto questo del cashback, che vale quanto su base annua, quanto il taglio del cuneo fiscale sul lavoro, cioè è una cifra veramente, dal punto di vista fiscale tra le più rilevanti mai fatte negli ultimi anni. Poi ci sono, ha dato, diciamo, ovviamente il governo dentro questo quadro spazio per le forze parlamentari di mancette e piccoli bonus per le proprie constituency elettorali, diremmo lobby senza nessun, come dire, intento dispregiativo, ma gruppi, diciamo, di interesse che riescono attraverso i parlamentari a promuovere i loro interessi. La più, diciamo, surreale, a mio avviso, è stata quella proposta da una parlamentare del PD, Alessia Rotta, che ha proposto un bonus da 1.000 euro, un tanto quota fissa, per l'acquisto di rubinetti, succhiori per la doccia e sanitarie, diciamo, tazze sanitarie, a risparmio per ridurre il consumo di acqua, che diciamo con un fondo di 20 milioni di euro, che vorrebbe dire quindi 20.000 fortunati che potranno rifarsi il bagno nuovo. Non so se, diciamo, con il solito click day che bloccherà, intaserà, diciamo, non i sanitari, ma diciamo, intaserà i portali, i sistemi informativi del Ministero dell'Ambiente in questo caso. Poi ho proposto una lotteria in cui, no, la chiamavamo anziché Win for Life, VC for Life, e in cui, diciamo, chi si iscrive può vincere una tazza, un rubinetto o In qualcosa un del genere. paese dove, se capisco bene, grazie al dissesto del sistema invece di distribuzione della cosiddetta acqua pubblica, il dissesto per l'assenza di manutenzione da parte delle aziende pubbliche che distribuiscono l'acqua ai paesi e alle città d'Italia, se capisco bene, un numero vicino al 35%, no? No, è una cosa enorme. E il Ma dato. viene sprecato e se ne esce, no? Sì, Sbaglio un numero del è un genere, adesso forse dato, tu sei più. è sicuramente un dato medio. Ci sono zone, ricordo l'ultima volta che ho visto i dati, in alcune aree in cui le perdite degli acquedotti sono oltre il 60-70%, cioè, diciamo, è più l'acqua che perdono per strada di quella che portano, diciamo, nelle case o nei luoghi in cui serve. Quindi, come dire, pensare che siano i rubinetti o gli sciacquoni a sprecare tutta, diciamo, acqua quando, diciamo, riversano quel poco che arriva, che non si è persa nel frattempo, con quei 20 milioni, forse anche di più, ma anche 100, anche 200, riparare le condutture, diciamo, forse sarebbe, da un punto di vista di analisi, no, di costi e benefici, potrebbe avere più senso, non sono valutazioni che si fanno. Si dirà appunto che perché ci sono aziende che producono rubinetti che saranno immagino in difficoltà, però anche questo criterio è assurdo perché se ci sono aziende in difficoltà vanno dati dei soldi e dei fondi alle imprese che non lavorano, ai lavoratori che sono fermi, ma non si sussidia a chi compra i rubinetti perché questo è un regalo a chi li compra. Diciamo, una minima parte, diciamo, come l'acqua che si perde, arriverà all'azienda in difficoltà. Non penso che tutto il settore dei rubinetti in Italia resterà in piedi con 20 milioni
di bonus di questo tipo. E questo ne è uno, ce ne sono tanti altri. C'era qualcosa sulle lenti a contatto, mi pare di aver visto. È stato rinnovato il bonus detrazione per i mobili, è stato inserito uno per le bonus per le auto Anzi, è stato elettriche. aumentato, se non sbaglio, da 10 a 16.000, no? Sì, perché quindi in Quello pratica per i mobili. chi diciamo, ha i soldi, chi è ricco, perché poi si parla tanto di patrimoniale, no? Di tassare chi ha i soldi, bisognerebbe forse smettere di regalare i soldi a chi ce li ha, perché la progressività di un sistema fiscale si fa, diciamo, sia dal lato delle entrate che delle Ieri ho uscite. beccato un deputato, credo, del PD, tal Michele Sodano, Sodano, che si autoapplimentava e diffondeva urbi et orbi un suo emendamento per il gruppo evidentemente al quale lui si identifica, e cioè i cittadini del Mezzogiorno fra i 46 e i 55, che vogliono fare impresa, per i quali era riuscito a far mettere di nuovo con l'ennesimo emendamento in bilancio una qualche prebenda, perché così rimangono il sud, che sono giovani anche quelli tra i 46 e i 55. Cioè, ormai faccio l'emendamento per mia sorella, mio fratello, il cugino e È perché poi se hai a disposizione piccoli fondi devi ridurre al minimo questa constituency per rendere evidente il beneficio, diciamo, quindi devi fare dei piccoli mio zio. Esatto, devi micro benefici. farlo. Infatti, questa qua, c'è un'altra che mi ha visto, che è molto divertita, che non lo so se faranno il click day anche fra città, perché sembra aver fatto 3 milioni per il rimboschimento delle città. Delle città, cioè boschi in città, diciamo. I boschi urbani. Se c'è un problema, che se ne dica, se c'è un problema che oggi non c'è in Italia, mancanza di verde, anzi rispetto agli anni 60, cioè delle periferie, eccetera. Ma qui c'è sia l'obiettivo, che è folle, cioè le amministrazioni comunali, no? Dovrebbero avere la capacità, è quello che dovrebbero fare. Ma poi la cifra, 3 milioni. Che cazzo fai con 3 Sì, però se ci. milioni? Bonus che finirà una città fortunata, un paese non lo so. Però c'è, diciamo, sono bonus che uniti vanno per, diciamo, per le ZTL e per i centri urbani per dare una vita un po' agreste, un po' hipster, perché anche il bonus monopattino era riservato solo alle città e ai grandi centri urbani e non ai poveri perché, di paese, perché loro non hanno diritto, ma quindi anche il bosco in città, così può andare col monopattino elettrico, diciamo, si costruisce un habitat. Diciamo, non so quanto impatto avrà sul cambiamento climatico globale, ma sulla buona coscienza di chi vive in centro città, diciamo, ti dà questa sensazione di stare più in pace col mondo se hai non so, un castagno in piazza, qualche cinghiale c'è già a Roma, però diciamo, c'è un monopattino, c'è il cinghiale, insomma, è tutto un ambiente che ti Vabbè, dai, rimette in pace l'alimentazione con la per i cinghiali, a quella provvede la nettezza urbana romana. quello sì. Quindi adesso bisogna dargli un ambiente adatto, faranno probabilmente un bosco per cinghiali in Piazza del Popolo, che si colleghi poi in continuità, dietro c'è Villa Borghese, magari si riesce a fare Che tutto, si riesce a fare un continuo, un continuo. poi se vedi diciamo, quello che dicevo prima sulla progressività del sistema si cercano nuove tasse, imposizioni patrimoniali, ma se unisci questi bonus, una persona ricca o benestante può con il bonus al 110% rifarsi casa e prendere anche il resto, cioè ti danno, diciamo, ti rifai casa nuova e ti danno anche il Mobili. 10%, ti rifai i mobili, i rubinetti del bagno, rubinetteria, diciamo, quello la metti a parte. Ti rifai il monopattino elettrico, c'è cioè il bonus anche per quello, e c'è anche no, il bonus per l'auto Sì, elettrica. Se quest'anno vuoi sono, se l'auto uno è elettrica, beh, fortunato, un 30-40 mila euro buoni, che gli arrivano anche di più, no? anche diciamo, il tetto dell'ecobonus al 110 è anche più elevato. Quindi, diciamo, se uno riuscisse a. Ah, se uno riesce ad abbondare, ma Poi hai il cashback, se spendi con carta di credito vabbè, e quella è sei. poca roba, però sono 300 euro, no? 300 euro l'anno, però in famiglia, se sei 3-4 Sei in persone, 5, hai sono. 5 carte di credito. 1.500, insomma, diciamo, se qualcosina di lì si recupera anche lì, diciamo, quindi per chi ha i soldi, diciamo, il governo non si può dire che non ci abbia pensato. Però, diciamo, anziché poi pensare a fare nuove tasse, patrimoni, con tutto quello che comporta, se uno smettesse di dargli i soldi, diciamo, ai ricchi. E dico Ma poi. guarda, su questo adesso mi stai aprendo un territorio che volevo affrontare un giorno con te con calma, guardando con attenzione tutte le misure, no? Perché più guardo le misure prese da costoro, più sembra un governo niente, che vuole fondamentalmente
fondamentalmente far regali ai già privilegiati e massacrare, colpevolizzare chi no. No, anche questa cosa dei movimenti, le seconde case, no? Osservavo l'altro giorno che fondamentalmente l'incentivo è cos'è? Per chi è abbiente abbastanza ad avere la seconda casa e ha la possibilità di allontanarsi dal lavoro fisico, perché può farlo uno tipo me, cioè, sia chiaro, io non ho la seconda casa in Italia, ma potrei averla, ma comunque uno tipo me, quindi privilegiato, o anche tipo te, cioè, tipo sì, noi, cioè, persone di reddito medio-alto che hanno la seconda casa, che possono lavorare a distanza, se ne sono andate ieri, oggi il 21, no? Se ne sono andate ieri dalla città o l'altro ieri, anziché era sabato, e se ne stanno tranquilli nella loro casa al lago, in montagna, ovunque essa sia, per i prossimi 15 giorni. Mentre tutti gli altri, quelli che al massimo si potevano permettere 2 giorni, 3 giorni di svago, se lo scordano, perché questo unito appunto ai vari bonus, tutti target da persone che già hanno comportamenti o beni che li mettono al di sopra della media. E poi, non per fare, come dire, populismo o moralismo così, però diciamo c'è una situazione in cui tanta gente fa, diciamo, fatica proprio, diciamo, a mettere, come dire, è proprio in difficoltà economiche serie, diciamo. Non vedo nessun moralismo o populismo, cioè c'è un dato di fatto, con il 10% della popolazione che ha beccato una botta infinita. C'è una... Secondo te è per questo che se ne vogliono andare i vivaci, gli italiani vivi? Non lo so, diciamo, ci sono ovviamente questioni politiche, questioni economiche, diciamo, pare che il governo sia, non dico che sia arrivato al capolinea, ma sia abbastanza logorato. Ultimatum di Renzi ce ne sono stati diversi, pare che stavolta sia più, diciamo, forte del solito. Il PD è lì in mezzo, cioè dice Renzi basta, lo fa solo per motivi suoi personali di buttar giù il governo, però ha anche ragione sulla gestione del recovery fund, cioè diciamo ha ragione in parte nei contenuti, nel criticare Conte per come vuol gestire questo piano, ma sbaglia, diciamo, lo fa per motivi suoi, per interesse personale, quindi diciamo il PD è combattuto in questa cosa. Franceschini vuol mettere nell'angolo Renzi, già dicendo se cade il governo si va alle elezioni, noi ci alleiamo con i 5 Stelle contro Salvini e ce la possiamo fare, che è un modo per dire a Renzi: se cade il governo tu sei spacciato e sei finito, perché sarai fuori da questa nostra alleanza, sarai solo, diciamo, e vai a suicidarti. Quanto questo sia un bluff di Franceschini per, diciamo, bloccare Renzi, questo non si sa, c'è un po' sempre di incertezza in queste cose. Probabilmente nessuno vuole andare alle elezioni, cioè io, la mia teoria è che essendoci 190 adesso sono miliardi da gestire, l'orgetta in corso è come dire l'assaggio, in realtà è l'entrata, e quindi non faranno le elezioni. La mia teoria, per questo ti chiedevo, cioè, cosa vuol dire che Renzi lo fa per interessi suoi? C'è un uomo, continua a girare sta cosa che arriva Draghi. Io, ripeto, lo dubito, ma perché arrivi Draghi ci vorrebbe da parte di costoro un cambiamento di... No, ci sono due cose. Diciamo, Renzi ovviamente si fa cadere il governo e perché ne nasca un altro e non si vada alle elezioni. Quindi ciò che manca al momento è proprio lo sbocco di questa crisi. Esatto. Cioè, un'altra maggioranza, un altro governo. Si parla di Draghi, secondo me, come dire, non so se lo farebbe Draghi, se gli converrebbe in questo contesto. Cioè, non c'è una maggioranza compatta che abbia degli obiettivi precisi. Quindi la vedo, come dire, difficile, sia la volontà di, come dire, di avere Draghi come premier, dal mio punto di vista magari, ma sia da parte sua di prestarsi poi a un'operazione del genere che ha dei margini di incertezza. Draghi potrebbe anche forse essere mosso da questo suo volontà di distacco e di assenza, da un enorme rivolgimento e anche da un dibattito esplicito che mettesse, cioè miracolo, stiamo parlando di cose che non possono succedere,
data la composizione di queste forze politiche, di questo Parlamento, un dibattito, dicesse sì, stiamo sbagliando tutto, abbiamo sbagliato, no? Certo. Abbiamo fatto gravi errori sia nella gestione della pandemia, sia prima, sia negli indirizzi di politica economica, i messaggi dati al Paese, qua occorre cambiare, ma non c'è assolutamente nulla di questo, e quindi non credo che lui sia così suicida. Evidentemente hanno un altro uomo, oppure solo, per la mia ipotesi, e per questo mi ha sorpreso un po' l'uscita di Franceschini, che si stanno rendendo conto che stanno costruendo la carriera politica a un personaggio ambiguissimo, dispostissimo a tradire in ogni momento, che alla fine gioca solo per se stesso, no? Che è questo signor Giuseppe Conte. E che alla fine uno può dirsi, vabbè, senti, almeno mi tolgo questo di mezzo, mantengo la maggioranza, faccio un rimpasto, togliendo questo di mezzo, cerco anche di togliere gli aspetti peggiormente populistici, proprio straccioni delle politiche fatte, e ci metto che sono un Di Maio o qualcos'altro. Questa sarebbe un'operazione impossibile, ci guadagnerebbero anche Franceschini, a meno che il PD davvero abbia scelto, ma lo dubito, di non solo salvare i 5 Stelle, ma anche farsi comandare da Conte. In effetti, diciamo, per quanto possa sembrare impossibile o difficile, l'unico, se me, punto di caduta per far cadere Conte e avere una nuova maggioranza in cui ci sia il Movimento 5 Stelle, che è il primo partito del Parlamento e che, diciamo, che ha espresso Conte, e che poi a fare il nuovo Premier sia un esponente direttamente del Movimento 5 Stelle. Quindi in modo il partito potrebbe dire non ci sarà Conte che abbiamo indicato noi, ma ci saremo noi in prima persona, Di Maio, se fatto il nome di Di Maio. Non so, diciamo, se è una prospettiva auspicabile o meno, ma potrebbe essere l'unico punto di caduta. Qua, francamente, io non ci vedo nessuna differenza. È divertente, puoi dire, Di Maio è una specie di fonte infinita di consapevolezza sulla povertà, certo, dell'essere umano. Però che differenza fa? Cioè, ormai tanto quello è il governo. Io non vedo alcuna differenza. Non c'è. Cioè, un po' più di savoir-faire, un po' ha girato per un po' più di tribunali o cose del genere. No? Sì, sì, ma vabbè, d'altronde fa il ministro degli esteri Di Maio, quindi diciamo già è ai massimi livelli delle istituzioni, cioè, come dire, non è che sia un ruolo di ripiego, ha fatto il ministro del lavoro, dello sviluppo economico, quindi diciamo un cursus honorum mica da ridere. E quindi diciamo, però è l'unico modo, secondo me, per giustificare nel suo partito, sacrifichiamo Conte, però perché saremo noi a guidare ancora di più il governo. Altrimenti, diciamo, diventa complicata anche la tattica di Renzi del logoramento degli ultimatum, diciamo, se poi non porta dei risultati concreti diventa sempre più un'arma spuntata, quindi non lo so come andrà a finire. Probabilmente Conte magari cambierà impostazione e coinvolgerà tutti nella gestione di questi soldi, perché alla fine è questo, diciamo, la gestione di questi fondi, sui progetti e su come assegnarli, però diciamo al momento la situazione è questa. Di Maio che dice un po' come Renzi a Letta, no? Dice stai sereno, non prenderò mai il posto di Conte, giustamente quello è il ruolo che deve avere. Il PD che è incerto, quindi non sa se diciamo proseguire così o meno, e Renzi che cerca di dare la spallata in questo equilibrio, diciamo, un po' precario. E quali sono i tempi? Perché poi questo deciderà, devono approvare la finanziaria o comunque la chiamano legge bilancio, insomma, no? Anzi, sì. No, devono approvare la legge bilancio. I tempi lì saranno quelli che determinano. Secondo te fanno una crisi al volo? Può darsi abbiano una soluzione in tasca e facciano una crisi al volo nel mezzo della procedura? Dubito. Però. Un rimpasto, diciamo? Rimpasto con sostituzione del Presidente del Consiglio. È possibile, non so se sì, diciamo Renzi aveva indicato la legge di bilancio come ostacolo. Certo, sai, far cadere il governo sulla legge di bilancio, non lo so. Vabbè, lo vedremo. Nel frattempo loro continueranno ad approvare emendamenti Allegri, e noi oggi Luciano ha proposto l'emendamento Capone. Voteremo l'emendamento Capone. Chi può, fate girare. Così, diciamo, più vaccini per tutti. Diciamo,
assumendo che saranno pienamente disponibili, che la macchina della distribuzione sia efficiente, cosa di cui non c'è modo di dubitare, essendo in mano al commissario. Certissimo, in mano al miglior commissario tecnico della nazionale che abbiamo mai avuto nella storia del calcio. Anche se, devo dire, ha lanciato un piccolo allarme il commissario Arcuri, dicendo che se ci sarà un'ondata, cioè se ci sarà un'epidemia in corso, può essere più difficile fare la vaccinazione. Ma l'epidemia è in corso. Esattamente. Vorrei informarlo che è di circa un anno che è in corso. Cioè, dovrebbe essere il motivo per cui dovremmo fare i vaccini, diciamo. Nel senso, se non sì, ci fosse stata l'epidemia... Sì, sembra che sia quello il motivo. Così mi hanno detto. Però, diciamo, a parte questo problema dell'epidemia... E quindi poi... la capacità dei camion di viaggiare, eccetera, di organizzare la distribuzione, dipende dal fatto che il tasso di crescita, l'RT, sia sopra o sotto 1. Sì. Si scoprono esternalità nuove ogni giorno. Se l'RT ha 1.32, i camion non viaggiano, i frigoriferi non funzionano. Se ha 0.97, invece funziona. È giusto che sia così. Quindi c'è questa variabile che dà un po' di incertezza, però diciamo, Speriamo che gli stimatori si dirigano per il sentiero appropriato. Speriamo di ciao carissimo, a presto. Che non ci vediamo prima della festa santa, ti auguro le buone feste anche a te, e vedremo se ci rivedremo con un governo nuovo, con Di Maio premier o meno, diciamo. Ma cercheremo di rivederci prima di fine anno, dai, non posso stare così lontano dall'ufficio per questo. Magari ci sarà già Di Maio, chissà. Chi lo sa se mangerà il panettone? Conte mangerà il panettone? Bisogna dire che, a proposito di presagi, quest'anno non si è sciolto il sangue di San Gennaro. Ammazza, Deo! Quindi è possibile che, diciamo, indichi qualcosa su cattivi presagi per il paese, potrebbe essere, poi ognuno lo interpreta, cattivo presagio può essere continuo il governo Conte o Di Maio premier. Questo non si sa, si capirà dopo cosa avrà voluto dire il santo non facendo sciogliere il sangue. Però qualcosa sul futuro di Di Maio può indicarlo, che le condizioni atmosferiche e climatiche, il microclima della torno non era quello adeguato, secondo me. Me vuol dire qualcosa sul futuro di Di Maio. Il sangue di San Gennaro voleva dire qualcosa. Vabbè, allora vedremo se hai ragione. Gli aruspici. ciao. ciao.